Quindi Floriano, volontario originario di Campo di Giove, che adesso da anni ormai collabora con la diocesi di Roma. Ti trovi tra la Romania e l'Ucraina, giusto? Al confine. E che clima si respira in questi momenti, insomma? Come sta In questi cambiando lo momenti scenario? è un clima di paura, la gente ha molta paura, escono i rifugiati, i bambini, hanno paura, ho visto bambini piangere, mamme preoccupatissime, qualcuno ha parlato e hanno molto paura perché hanno lasciato anche i nonni di dentro e lì ci saranno i bombardamenti. Addirittura noi vediamo, grazie anche ai nostri colleghi della TV nazionale, delle scene che per la mancanza di acqua c'è chi scioglie la neve, no? Per bere. E si è arrivati addirittura a questo. Sì, dentro sì, al centro sì, a confini no, perché abbiamo già una scorta di acqua, ce l'abbiamo, un po' di viveri, molte associazioni rumene si stanno adattando con tende di prima accoglienza, panini, questa roba qui, però Certo. anche noi se arriva un carico dall'Italia è ancora meglio perché possiamo fronteggiare anche noi a dare una mano a queste associazioni Certo. Per questo ti rumene. abbiamo contattato. Allora, spiegaci bene innanzitutto dove questa è una comunità, giusto, che immagino accoglie, ospita rifugiati. Sì, Dove noi vi siamo trovate? un'associazione Quadrifoglio, il presidente e responsabile è padre Massimo Nevola, Perfetto. che è un'associazione che è già qui in Siget da più di 20 anni. Cioè siamo qui con le case famiglie che ci occupiamo di abbandono minorile e di ragazzi disagiati, di famiglie disagiati, padre Massimo li prende e li porta in casa famiglia. Certo. Oh, stanno arrivando anche dei bambini in fuga senza genitori, magari con qualche adulto, perché vediamo, no, che a volte Sì, per attivare i corridoi umanitari. è successo proprio l'altro giorno che una bambina per la fuga lì si è persa, però poi l'hanno recuperata e l'hanno portata fino al confine nostro qui a Siget, poi la mamma è uscita in un'altra frontiera e si sono riabbracciati qui a Siget. Certo, perché quando c'è il cessate il fuoco, poi bisogna anche stare nei tempi, immagino Sì. che può accadere questo. E, allora, ti chiediamo un appello cuore a cuore con chi ci sta ascoltando. Oggi a Sulmona inizia la raccolta di beni per l'Ucraina, ma anche, insomma, per voi, per questo confine. E che cosa vi serve? Che cosa manca? Di cosa avete bisogno? Coperte, alimenti, scatolami, Simmental, tonno, olio di oliva, questa roba qui. Lo chiediamo a te perché sei sul fronte, no? Quindi magari un conto che lo diciamo noi, un conto che lo dici tu. Quindi questi sono un po' i materiali di cui. Abbiamo un bisogno, sì. Alimenti, pomodori, pasta, caffè per la mattina per fare colazione, latte. Tutta questa roba qui, di prima necessità. Attualmente È arrivato già qualche carico di aiuti? da noi no, arriva soltanto roba delle associazioni rumene. Quindi insomma adesso Dall'Italia al confine nostro ancora non arriva niente. bisogna ancora smistare, immagino, tra le varie sedi. Penso di sì. Va bene, grazie Floriano, tienici aggiornati. Grazie a Pasquale Di Toro che sempre è in prima linea, anche lui del Speriamo volontariato. che sicuramente ci sarà un bel ponte, dai, tra Sulmona, il confine e poi Magari. l'Ucraina. Grazie.